Bentornati di nuovo da Nighty al gameplay di Tomb Raider 2 in italiano. Bene, oggi faremo il livello Venezia. Dopo aver tratto alcune informazioni da uno scagnozzo di Bartoli, incontreremo proprio Marco Bartoli, diciamo in una maniera pacifica, diciamo. Certo, se non voleranno proiettili dappertutto, possiamo definirla pacifica. Allora, andiamo qui, qua ci sarà un cane. Qua ci sarà un altro scagnozzo con la pistola. Consiglio di mettersi all'angolo, così almeno non ci colpisce. Bastardo! A Cuba. Bene, qua ci sarà un cagnolino. E qua ci dovrebbe essere un teenager un pochettino vecchio, con una mazza. Ecco. Wow! Mazza quando sono forti. I nemici di Tomb Raider 2 in versione europea sono molto forti. Nella versione giapponese sono molto più deboli. Ok, andiamo qui sotto e attiviamo una leva. Qui. Madonna santissima. Allora, dedico questo video a, oltre alle solite persone, cioè Salvofogliani 90, RCRZ50, ma dedico, dedico questo video a una persona carissima, importantissima per me. Non è iscritta su YouTube, ma bensì iscritta nel blog 100% Video Games Passion. Si chiama Morgana, però io la chiamo Fatina, anzi come si fa a chiamare lei Fatina. Beh, è una ragazza dolcissima e simpaticissima e ha un amore, un grandissimo amore per la saga di Tomb Raider. Io sinceramente l'ho conosciuta molto molto tardi. Da una chiacchierata siamo diventati amici in una, subito di colpo. Io voglio tanto bene a questa ragazza, voglio tantissimo bene a questa ragazza. Gli do un bacione enorme, un abbraccio. Tranquilla Morgana, che io non ti dimentico, non ti dimenticherò mai, tranquilla. Anzi, ti dedicherò un random play di Tomb Raider 1 solo per te, il tuo gioco preferito. Madonna mia, che ragazza. Cioè, ragazze che, a cui piacciono Tomb Raider è difficile da trovare. Ma poi che ragazza, bellissima, una bellissima ragazza. Proprio una bellissima, sembra proprio una fatina. Forse capisco perché si chiama così. Comunque sì. Spariamo alla finestra e attiviamo l'interruttore e saltiamo qui. In questo... Parà! Tente da sole, tempo test. No, che cazzo faccio? Sponsorizzazione... Oh cazzo, ma poi mi bloccano il video sicuramente. Salta, 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 non ti fermare, salta, segui il tuo ritmo, salta, non ti da... Bene, dopo aver attivato l'interruttore, saliamo. Saliamo, saliamo. Oddio. Ciao Cicciuzzo, ti saluto anche, lui, che è con Leonard, che sta giocando a Tomb Raider 2 ed è bloccato al teatro dell'opera. Dai Ciccio, che ce la puoi fare, è un livello semplicissimo, ce la puoi fare. Usa lo gnegno e sai come ti viene? Facile, facile. Facilissimo. Beato lui che solo sta giocando per la prima volta, perché la prima volta è sempre più emozionante rispetto a tutte le altre. Poi, che vi devo parlare? Ah sì, ragazzi, oggi ho scaricato la patch 2.0 di Metal Gear Solid 4, dove ci sono alcune novità importanti, molto interessanti tra l'altro. Allora, innanzitutto c'è una nota. Non possono essere utilizzati salvataggi precedenti su un... prima della patch, cioè i salvataggi fatti prima della patch non potranno essere usati dopo. Ma soprattutto non potranno essere utilizzati dati salvati con le precedenti versioni. Questa funzionalità di questa patch cosa, cosa consiste? Allora, consiste in l'utilizzo di trofei, installazione completa su hard disk di tutti gli atti, in modo da evitare quelle noiosissime schermate di installazione, ma soprattutto la cancellazione di Metal Gear Online, perché ormai Metal Gear Online è scaduto, quindi hanno deciso di eliminarlo. E poi, no, niente ragazzi, nessun aggiornamento, niente di niente. Ovviamente per sbloccare i trofei dovete fare nuova partita, perché altrimenti non vale, già ve l'ho detto prima. Allora, abbiamo preso il trofeo di pie... Ah, no, abbiamo preso... Aspetta un attimo, abbiamo preso...
Ah sì, il dragone d'oro, il dragone di pietra. Dobbiamo prendere quello di giada. Allora, quello di giada dove si trova? Ah sì, quello di giada me lo ricordo. Non vedo un cazzo! Oddio. Calmo. Ehi. Vai. I feel like ha un mal di ventre che non rispetta la legge. Non si fanno ste cose. Spariamo a questo bastardoni con la maschera che sembra un cretino, vabbè. Aha. Allora, ragazzi, volevo parlarvi anche delle mie impressioni su Tomb Raider 3 in giapponese. Una grandissima figata. È un ottimo modo per giocarsi un Tomb Raider con una difficoltà meno elevata. Perché la Japanese version, a differenza della International version, è molto più semplice. Diciamo che è una versione per PC con salvataggi infiniti. Sì, esatto. Una versione per PC identica. Solo che il doppiaggio è tutto in inglese, è tutto in giapponese. La International Version, diciamo che è una versione americana identica per il Giappone. Difatti, parlato è in americano, software in americano. Ecco. No! Santo Dio! Figlio di put... Bastardo! Madonna, appena vengo ti ficco due lanciagranate nel culo. Te li ficco nel culo, pezzo di merda. Cioè, ma vi rendete conto? Ah, qua sei. Guarda che ti faccio, testa di minchia. Guarda cosa ti faccio. Guardate quanti medipack sprecati. Per un errore della minchia, proprio. E ora comincio a dire parolacce. Scusate tanto, ma proprio quanto sento... Ma vaffanculo! Avanti, sali. Prendi sta cosa. Allora, consiglio di utilizzare una nave per far esplodere le mine in questa maniera. Prendete una rincorsa e uscite. Ecco. Voi siete salvi, avete un'altra barca. E quindi potete attraversare quella sorta di porta con la nave, già avendo già la nave. Allora, ora scendiamo qui. Se ha lasciato un medipack, sì, ne ha rilasciato uno. Ha rilasciato una chiave. Ah, per fare cosa? Boh. Ah, bling. Ok, allora scendiamo qua sotto. Spero che Morgana non si arrabbia sentendo le mie parolacce, perché quella proprio mi ammazza. Devo parlare molto più educato, come dice lei, e mi sembra giusto. Però non ce la faccio a contenere la mia rabbia. Cioè, vedo quella cosa, non posso scendere. Caspita, è una vergogna. Va bene. Fatina, se stai vedendo questo video, ti giuro, non dirò più un'altra parolaccia. Basta, basta. Io con le parolacce ho chiuso. E caspita. Ok. Salta. Olè. Ma vaffanculo. Non ho detto una parolaccia, ho detto vaffanculo. Non l'ho detta proprio. Ok, andiamo avanti.
Lara Croft si trova prima con il suo motoscafo, motozappa e Suzuki GSX 2324 e si trova prima in pole position. Ammazza alcuni scagnozzi, riprende di nuovo la sua motozappa. E andiamo avanti col livello, dai. Ora qui ci sarà una parte in cui ci saranno un cane e un nonno. Ciccio, osserva attentamente, se non sbaglio tu sei morto qui. Guarda cosa devi fare. Salta all'indietro e pistole. Finito. E non ho usato neanche un medipack. Prendiamo il medipack. Apriamo la porta, ora qui ci sarà uno scagnozzo. Il mio consiglio qual è? Salto più cerchio, in modo che quando voi cadrete già nuoterà in avanti, in modo da farvi risparmiare tempo, perché già un secondo è più che sufficiente per farvi fuori. Ecco, vedete? Non ci ha dato niente. Va bene. E andiamo avanti. Ecco qua. Prendiamo il lanciagranate in automatico. Dovrei averlo. Sì. Dai, veloce, 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 veloce. Forse possiamo mettere tutto Tomb Raider in una sola parte. Lasciate la barca qui fuori. Minchia che culo. Non devo dire parolacce, scusa. Dio! Ma vaffanculo. Fa la pipì. Allora. Prendiamo i proiettili per le munizioni automatiche. Qui ci dovrebbe essere un pulsante che ci fa, dovrebbe fare aprire la porta. Esatto. E da appena attraverseremo quella porta ci sarà la fine del livello. Non fate entrare la barca qui dentro, perché appena fate entrare la barca qui dentro e la fate uscire da quell'apertura, la porta si chiuderà in automatico. E qui c'è il tesoro di Giada. Lo prendiamo. Forza. Dai. Perfetto. Un po' di munizioni per il lanciagranate. Perfetto, perfettissimo. Ok, Lara, abbiamo quasi finito il livello. Ci manca 1:30 per finire. Dai, veloce, veloce, forse ce la facciamo. No, non così. Riproviamo. Madonna, se dovessi schiantare solamente con un muretto, con un semplicissimo muretto, io sono morto. Vai, così. Vai, bravissima. Woohoo. Allora, ragazzi, mi sa che forse non ce la faccio a vedervi un piccolissimo particolare. Allora, qui c'è una chiave. Questa chiave noi la utilizzeremo per aprire quel cancello, ma io non l'ho mai usata, me ne frego. Ci sono solamente dei proiettili per l'M16. Scusate, ragazzi, ma ho dovuto farlo.
Bene ragazzi, questo è tutto da Night Live 95.1, Venezia, Tre Tesori, 14 minuti e 15. Ci vediamo con il Covo di Bartoli e poi con il Teatro dell'Opera. Ciao ciao! Salva... Ma salva... Ma salva...